Oggi in conferenza stampa si è parlato nuovamente di Viale Dante Alighieri a Fano con il nuovo progetto di riqualificazione. Che cosa verrà fatto in questa occasione? Un grande lavoro degli uffici comunali hanno permesso di protocollare un importante progetto di riqualificazione di Viale Dante Alighieri. Di concerto con il tavolo economico e con i residenti dell'area abbiamo predisposto un progetto che mette in sicurezza tutto il lato monte di Viale Dante Alighieri, predisponendo un nuovo marciapiede, la possibilità di parcheggiare in linea, sempre su una pavimentazione completamente drenante che verrà messa a nuovo, e chiaramente inalterata la pista ciclabile. Non era così scontato poterla mantenere, e chiaramente la strada esistente. Vanno veramente ringraziati tutti i tecnici comunali che ci hanno lavorato, perché arrivare a un progetto esecutivo che ci permetterà di avere il massimo punteggio nel bando regionale non era per nulla scontato. Altresì importantissimo ribadire come questa amministrazione ha dato l'imprinting politico di preservare più parcheggi possibili prima di addivenire a un piano di parcheggi infrastrutturali della città. Quindi, lungo questa linea, abbiamo deciso di far coesistere la sicurezza dei pedoni con appunto il marciapiede prospiciente le case private, così la possibilità di parcheggiare su Viale Dante Alighieri, dando respiro sia ai cittadini che alle attività commerciali dell'area. Nello specifico, quali saranno gli interventi? Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di 14 nuovi posti auto. Avremo una banchina pedonale da 1,20 m, poi avremo 2,50 m di posto auto come da normativa, e poi questo tutto su pavimentazione nuova, e poi la pavimentazione di asfalto esistente, che riesce a garantire comunque l'esistenza della pista ciclabile e della carreggiata.